Ciao, benvenuto nel canale Annalisa Superstar. Oggi un nuovo video su gente che ispira. Persone comuni che un giorno hanno fatto qualcosa e che sono diventate persone straordinarie. Ma non soltanto perché ci hanno creduto fino in fondo, ma perché hanno lavorato per ottenere un risultato. Amo moltissimo le biografie, le leggo da quando ero bambina, perché sono affascinata dall'evoluzione delle persone, chiamiamole di successo, ma persone che hanno fatto qualcosa, che siano degli autori, degli scrittori, dei musicisti o che siano degli inventori, degli sportivi. L'evoluzione di quella persona che è riuscita a creare qualcosa di straordinario. Quindi ho deciso ogni 2 settimane di raccontarvi in questo canale la storia di qualcuno di straordinario, che è partito da niente ed è arrivato in alto. Io trovo queste persone particolarmente ispiranti, persone che mi danno una spinta e mi aiutano a non mollare quando penso di non farcela. Ma non perché se ce l'hanno fatta loro ce la posso fare pure io. Trovo proprio di ispirazione la loro storia, anche nelle azioni piccole e quotidiane. Oggi parliamo di una persona comune, una persona come tantissimi di noi, più che altro tantissime di noi, che da persona comune un giorno è diventata una persona straordinaria. Sì, perché ha inventato una cosa che tutti quanti abbiamo in casa. Magari non proprio quello che ha inventato lei, ma è il precursore di quello che poi noi abbiamo in casa, perché poi altre aziende, ispirandosi a quel prodotto, hanno brevettato nuovi prototipi, ma il prodotto di partenza era quello. Batta un colpo chi in casa ha un mocio. Magari lo potevo pulire, vabbè, mocio! E questo è un altro modello che trae ispirazione dal modello iniziale. E il modello iniziale l'ha inventato lei, Joy Mangano, o all'americana, Joy Mangano. Joy Mangano, un giorno, da persona del tutto comune, ha inventato, utilizzando dei fili di cotone e degli oggetti che aveva a disposizione in giro per casa, l'oggetto che ha rivoluzionato la vita di tantissimi di noi, diciamo di quasi tutti di noi nel mondo. Sì, perché a lei dava un po' di sbattimento dover toccare con le mani il mocio. C'aveva ragione comunque, perché cioè pure a me, comunque io la ringrazio Joy Mangano, perché cioè, obiettivamente ha avuto un'ottima idea, perché la sua idea poi ha ispirato moltissimi altri prototipi. Ma parliamo di Joy Mangano. Lei ha inventato il Miracle Mop, che era un mocio autostrizzante che non necessitava di essere toccato con le mani, cioè tu lo bagnavi, c'era un meccanismo, lo giravi, sto coso si strizzava e lo potevi utilizzare. Olè! Ha avuto subito successo? No, ovviamente, se no di che cosa stavamo parlando, altrimenti ha detto, ha inventato sto coso, ne ha venduto 10 milioni di pezzi e vissero tutti felici e contenti e lei è diventata ricca in 6 mesi. No, seccia! Ma magari, cioè, ma buon per lei, ma no. Non capisco come mai in quel periodo la gente non capiva la potenzialità di un mocio autostrizzante. Per fortuna l'abbiamo capita tutti e l'hanno capito pure gli altri. Il tutto nasce, come ti dicevo, dalla necessità di strizzare il mocio senza toccarlo. Miracle Mop quindi viene inventato da una giovane donna, single, madre di 3 figli, da poco divorziata, proprio il divorzio era stato fresco, e che aveva la necessità di non toccare un mocio, cioè di strizzarlo, no? Quindi dici, devo strizzare, pulisco, schifo, no dai. Lo inventa una donna. Un uomo probabilmente l'avrebbe inventato pure se non avesse passato il mocio prima, quello era il problema. Ecco perché l'ha inventato una donna. No, ma no, non che io voglia dire che gli uomini non puliscano per terra, per carità, no, no, lo fanno. Parliamo di Joy. È nata nel 1956 a New York da genitori italo-americani, lo si capisce tranquillamente dal cognome, ed è cresciuta a Long Island. A Joy è stato ispirato un film, ma ti avverto subito, se hai visto il film, è una versione particolarmente romanzata della vita di Joy. Joy stessa, durante diverse interviste all'uscita del film, che comunque è un bellissimo film, ti consiglio, ha detto che è solo una parte di quello che viene raccontato durante la pellicola equivale a realtà. Quindi tutto quello che arriverà d'ora in poi sarà in contrasto con il film.
Joey vive la sua vita con la sua famiglia a Long Island per tutta quanta la sua infanzia e adolescenza, che è stata un'infanzia e adolescenza pressoché normale. Si iscrive subito dopo il liceo alla Pace University di New York, conseguendo una laurea in gestione aziendale. Quindi diciamolo, alcune visioni di Joy e alcune delle sue azioni future sono baciate dalla fortuna, sono sicuramente il frutto di tantissimo lavoro, ma di base Joy non era proprio nuova al concetto di azienda. Lei aveva studiato. La formazione è fondamentale per qualsiasi cosa noi desideriamo fare nella nostra vita. Però guarda un po', anche parlando del percorso universitario, lei studia gestione aziendale, consegue la laurea, forse non immaginava neanche che un giorno sarebbe diventata una delle più grandi self-made woman del mondo, perché alla fine del video ti dico a quanto ammonta il fatturato solo del Miracle Mop, solo di quello, perché poi ha inventato tante altre cose, ti ho fatto un piccolo spoiler. Joy Mangano è stata ed è una grande. Durante il periodo dell'università, quindi durante il periodo della sua formazione, incontra Anthony Miran, che sposa e con il quale ebbe 3 figli: Christy, Robert, Jacqueline. Che nome tre chic, Jacqueline. Jacqueline, mamma, vieni. Siamo un po' il mocio che qua è sporco. Mamma, l'abbiamo pulito poco fa. Sì, mamma, però self-promotion, Jacqueline. Self-promotion is the best promotion. Da Anthony divorzia nel 1989. Anthony, nuovo testimonial per Malux, dopo che ha divorziato dalla moglie, quando la moglie è diventata chi è diventata, cioè data una fornitura a vita a quest'uomo. Che poveraccio. No, in realtà Anthony farà sempre parte della sua vita, farà parte della sua azienda per buona parte della loro esistenza, perché riescono a mantenere degli ottimi rapporti sempre. Comunque, quello del divorzio per Joy è stato un periodo durissimo da affrontare. Credo che in tantissimi potrebbero empatizzare con lei, perché si è ritrovata da sola con 3 bambini. E far quadrare tutto non sempre era semplice, anche perché proprio in quel periodo lei dovette lasciare il lavoro e per lei era veramente un incubo. Ma era un incubo da una parte economicamente, anche se dell'aspetto economico nelle sue biografie non se ne lamenta tanto in quel periodo. Il suo problema era l'atto pratico. Forse le mancava lavorare o le mancava avere qualcosa in più, qualcosa che le desse la scintilla. Perché Joy dà dimostrazione sin da piccola di avere quella briciola in più. Perché da ragazzina, a proposito di invenzioni, perché lei è un'inventrice, inventa un collare fosforescente. Si illuminava al buio. Quell'invenzione fu brevettata poi da una grande azienda, lei era piccolina, insomma, la questione è un po' lunghetta da spiegare. Però lei è sempre stata quella con qualcosa in più, con l'idea in più, e forse con il coraggio anche di buttarsi in più. Ti racconto perché. Lei crea il suo primo Miracle Mop nell'officina del padre, ti ripeto, con quello che trovava, e lo fa lei a mano, quindi a lei mancava proprio questo: fare, sentirsi qualcuno e fare qualcosa. Quando ha visto che sto Miracle Mop effettivamente funzionava e le piaceva pure, perché tra le altre cose una delle frasi che veniva detto durante le vendite è: puoi metterlo in lavatrice, capito? Là mi avrebbe convinta, puoi mettere la... No, ma avrebbe convinta l'auto strizzante, là sì, però puoi mettere la lavatrice pure mi avrebbe convinta. Quando lei si rende conto che la sua invenzione aveva del potenziale, ne manda in produzione 1000. Aveva qualche risparmio messo da parte, ma non le bastavano. E con il coraggio di chi ci crede e di chi sa, per competenza, forse anche per intuito, di poter fare qualche cosa di grande, scomoda amici e parenti per raccogliere la somma per mandare in produzione questi benedetti 1000 pezzi. Ora, proviamo a pensare per un attimo a come si potesse sentire lei in quel momento. Ho speso tutti quanti i miei risparmi, ho chiesto prestiti a chiunque per arrivare a una cifra che in realtà non era altissima, però per delle persone normali come noi obiettivamente era una cifra alta. Immagina come si potesse sentire con questa responsabilità emotiva dei figli ai quali stava togliendo quei risparmi.
degli amici, dei parenti che stavano credendo in lei e che la stavano appoggiando nella sua impresa. Sai, non lo so, io mentre leggevo di Joy e mentre prendevo appunti su di lei, sono veramente tanti gli appunti che ho proprio di lei, anche troppi forse, pensavo proprio a questo, chissà come si sarà sentita, cioè forse si sarà anche sentita schiacciata, ma forse sarà stato anche questo il motore delle sue azioni. In alcune interviste che lei ha fatto, ha raccontato che quello che non l'ha fatta fermare mai fosse stato l'amore per i suoi figli e di quanto i suoi tre figli siano stati sempre la miccia, siano stati la benzina del motore che le ha consentito di questa folle corsa e che le hanno consentito di non arrendersi mai. E da qui forse anche la parte un po' romanzata della donna che inventa il mocio, forse un po' un cliché, forse non andrebbe neanche impostato così il discorso, erano decisamente anni diversi dagli anni che stiamo vivendo oggi. Però era una persona, in questo caso una donna, che stava cercando la soluzione a un problema pratico. D'altra parte, se ci pensi, siamo circondati da cose che da qualcuno saranno state pure inventate e sono state inventate per risolvere problemi pratici. Cioè, qualcuno avrà inventato la presina, ok? Questo intendo dire. Le grandi invenzioni a volte arrivano da piccoli gesti quotidiani che noi ne facciamo. Comunque Joy ci crede. Allora, la prima produzione e distribuzione avviene nel 1990, un anno dopo il divorzio, per dire, guarda l'evoluzione anche della vita privata di Joy. La prima distribuzione avviene semplicemente porta a porta, cioè lei riempie la sua macchina di mocio e si fa il giri delle case, bussa, salve, ho inventato un mocio, io lo posso fare vedere, è comodissimo, è autostrizzante, guardi, non lo deve toccare. A me la mano avrebbe venduto, non lo deve toccare. E ripeto, anche guarda, lo puoi mettere in lavatrice. Ma veramente? Ma io me lo compro, spero ne prendo uno pure a mia madre, me ne dia due. Il suo modello di vendita si basava anche sulle dimostrazioni ai parcheggi dei supermercati. Lei si metteva lì fuori e faceva delle dimostrazioni per ore per far vedere alle casalinghe che andavano a fare la spesa, e quindi lei capiva pure a che orario frequentare quel parcheggio, a chi doveva rivolgersi, cioè lei aveva fatto uno studio di settore in realtà. E anche lì qualcosa era riuscita a vendere, ma stentava tanto, non riusciva a rientrare nelle spese. La fortuna era però dalla sua parte, perché in questo caso ha premiato gli audaci, perché lei non si è mai arresa, ha continuato le sue vendite porta a porta, ha continuato le sue dimostrazioni presso i parcheggi dei supermercati e le piccole fiere, quelle locali che si fanno, no? Le fierette. Tra l'altro, fa sorridere, vedi come la storia a volte si ripete, i cicli si ripetono. Le presente quando ci sono le sale nei vari paesini in giro, no? Così, e ci sono sempre le bancarelle. Questo è un prodotto che spesso viene venduto durante le sagre. È il suo destino. Lei continua, non si arrende. Ottiene un discreto successo locale, lottando con le unghie e con i denti. A questo punto fermi tutti. Adesso io dico tre parole e vediamo cosa ti suggeriscono queste tre parole. Qualità, valore, convenienza. Sai cosa sono? Una persona un giorno ebbe un'intuizione e disse: ma sai che forse potrei aprire un canale televisivo di retail per la vendita, fondato su tre valori che mi sembrano dei tre buoni valori: qualità, valore e convenienza. Mi pare che poi è una buona idea, aspetta che quasi quasi lo faccio. E nel 1986 Joseph Segal fonda QVC, che oggi è il secondo canale televisivo più grande negli Stati Uniti, che conta un fatturato annuo negli Stati Uniti di 7,5 miliardi di dollari. Conta altresì 15 milioni di clienti in tutto il mondo e ha 17.000 impiegati tra Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Cina, Francia e Italia. Diciamo che Joseph ha avuto una buona intuizione. L'ho pensata bene a sto giro, sì, dai, bravo Joseph, ce l'hai fatta. A
questo aggiungo una piccola postilla personale. Io ho avuto l'immenso piacere e anche onore di lavorare per QVC. È stata un'esperienza pazzesca. Non dimenticherò mai tutto quello che ho visto nelle ore in cui io ero in QVC. Ho visto le loro cabine regia. Wow, futuristiche, sono pazzesche, è qualcosa di incredibile. Allora direi tu, che cosa c'entra QVC in tutta questa storia e le cabine di regia più belle che tu abbia mai visto? Oh, ragazzi, stupendo. Cioè, intanto una cabina di regia è grande quanto tutta casa mia, eppure in altezza, poi ci perdiamo, cioè ci viene pure soppalco una cabina di regia QVC, bellissima. Ma io ho fatto delle storie, se non sbaglio, su Instagram. Vabbè, cosa c'entra QVC con Joy Mangano? C'entra perché Joy a un certo punto riesce a prendere contatti con QVC e mettere in vendita il suo Miracle Mop sul canale. Per un attimo ricordiamo il contesto e il periodo, siamo negli anni 90, siamo negli Stati Uniti. QVC è una realtà che esiste ancora oggi e che ha anche uno spazio di e-commerce online, che è un'altra cosa, ma era normale che si sarebbero adeguati ai tempi. Ma negli anni 90, negli Stati Uniti, ma non vi nascondo che anche qui, perché io mi ricordo le televendite anche qui, ecco, quello andava per la maggiore ed era il modo per raggiungere più persone possibile e vendere il proprio prodotto a chi stava guardando quella trasmissione, perché sono trasmissioni tematiche. È ovvio che ci siano degli studi di settore, è ovvio che in una certa fascia d'oraria si stabilisce che mediamente il pubblico che guarderà questa trasmissione con una fortissima probabilità sarà un pubblico di donne casalinghe e che quindi cercano delle soluzioni pratiche al loro lavoro quotidiano. Va in onda la prima vendita con una presenter che parla del prodotto, che mostra il prodotto, che fa vedere le potenzialità obiettivamente del Miracle Mop. In quella circostanza non è stato così disastroso perché delle unità sono state vendute, ma non è stato neanche così eclatante. Quindi l'esordio del prodotto, del Miracle Mop su QVC non è stata tutta questa grande gioia, diciamolo, c'è stato. Ma super joy, perché è una super joy, credimi, è pazzesca, anche questa volta prende in mano la situazione e chiede di essere lei a presentare la sua invenzione, perché Joy è l'artefice del suo destino. Hi, I'm Joy Mangano and I invented the Miracle Mop. It's the original cotton self-wringing mop, therefore the most absorbent. It will clean that mess again and again and again. Joy è una che sa vendere, punto. Io le ho viste le televendite di Joy, ci sono tantissimi video in giro dove lei con quella French americana bella lunga e quadrata che si usava tanto negli anni 90 ma anche all'inizio del 2000, io ce l'avevo, ci tengo a dire questa cosa in questo video. Joy vende alla grande il suo prodotto. Sai che nella prima diretta che fa Joy vengono vendute nell'arco di poco meno di un'ora 18.000 pezzi del Miracle Mop? Dici tu, qual è la differenza tra Joy e una presenter QVC? Io vi posso assicurare che ho conosciuto e ho visto come lavorano le presenter QVC. Sono pazzesche! Proprietà di linguaggio altissimo, parlantina, presenza. Lascia stare simpatiche, quella poi è una cosa mia personale ed è anche un parere un po' personale su qualcun altro. Ma ti sto parlando lavorativamente parlando, guarda che riescono a parlare del prodotto per tanto tempo, non essendo mai banali, non essendo mai scontate, non facendo delle ripetizioni, sempre in linea con il prodotto stesso. Quindi cosa aveva Joy in più di una presenter QVC che io vi dico sono uniche? Il Miracle Mop era suo figlio, ed esattamente come i suoi tre figli in carne e ossa che le hanno dato la miccia e la spinta per andare avanti, per fare di più, per costruire qualcosa. Il Miracle Mop, suo figlio, le ha dato una scarica elettrica in più e la gente lo ha riconosciuto, perché la gente dall'altra parte, dietro qualsiasi schermo, che sia una TV, un cellulare, un computer, la gente capisce sempre.
18.000 pezzi in niente. Guarda come cambia pochissimo la vita di una persona. Cioè, pazzesco. E nell'arco di pochissimo sembra passata un'eternità da quando vendevo porta a porta e ho venduto 18.000 pezzi. Facendo cosa? Facendo vedere come funziona il prodotto che io ho inventato, perché non volevo più strizzare a mano un mocio, e la gente lo ha comprato. Lo avrebbe venduto pure a me, perché purtroppo, provando una fortissima empatia nei riguardi di qualsiasi cosa e persona, capace me lo compravo pure io in quel momento. Però ritorno a dire, mi avrebbe già convinto dicendo lo puoi mettere in lavatrice, guardi me lo compro. Sì, lo prendo anche per mia madre, è vero, guardi me ne dia pure un altro che me lo tengo dentro di scorta, così faccio uno per il bagno e uno per la cucina, perché sa, io a volte differenzio i fiocchi. Cosa dici, mamma? Pure tu ne vuoi due? Aspetta, va bene. Guardi, me ne dia 4 perché mia madre pure ne servono 2. Guarda, una cosa, me ne dia 5, così uno me lo tengo in scatolato, non si sa mai. Me lo fa lo sconto? No. Vabbè. Comunque io trovo pazzesche queste cose. Io penso sempre, mamma mia, pensa alla scarica di adrenalina che avrà avuto quando capito cosa stava succedendo. Ne ho venduto 18.000 pezzi. Io provo a mettermi sempre nei panni di queste persone e l'emozione pazzesca che hanno provato. Cioè, dopo il sacrificio, dopo le lacrime, il sudore, bussare porta a porta e dire non ce la faccio, no, ci devo riuscire. Arriva quell'attimo che ti cambia la vita da così a così. Ragazzi, è pazzesco, non lo so, a me queste cose piacciono da impazzire. È di come una persona comune diventa straordinaria in niente. Pazzesco. Joy fonda la Ingenious Design LLC, che conta più di 100 brevetti. Sai cos'altro ha inventato Joy, che probabilmente è anche a casa tua? Qui a casa mia c'è, per esempio. Non sono le originali, perché anche lì, sai, poi sono i brevetti, cose. Però, promesso, la prossima volta che vado negli Stati Uniti, io comprerò le originali. Le hai presente le stampelle antiscivolo, le grucce antiscivolo, quelle per i vestiti, quelle con la parte in vellutino che consente al capo di rimanere ben fermo? Le ha inventate lei. Sì, signore. E anche lì ha un problema pratico. Scivola il cappotto dalla gruccia ogni volta che io lo sfioro dentro l'armadio. Soluzione pratica di chi ha quel problema: il vellutino. Ecco a voi la mente brillante di Joy Mangano. La Ingenious Design LLC verrà venduta nel 1999 al Long Shopping Network, che è un altro canale televisivo di retail, quindi di vendita di prodotti. È un canale tematico, di quelli come ce ne sono tanti. Non sentirti triste, Joy ha venduto sì al network, però Joy è presidente del network, quindi a posto, cioè non c'è problema, è rimasta in famiglia, ecco. Sì, perché l'anno dopo, nel 2000, solo il Miracle Mop fattura 10 milioni di dollari. Ecco un contributo del Miracle Mop. And more easy peasy. You'll mop up everything from molehills to mountains and leave shining shimmers in your way. Because when joy meets mops, messes meet their maker. Are you ready to meet joy? Mi sono fatta prendere dal ritmo e andiamo avanti. A Joy sono state dedicate interviste, articoli, è stato dedicato un film che non rispecchia il 100% della sua storia reale, a partire dal quanti figli avesse, le sue professioni, la condizione nella quale si trovava quando è arrivato il grande guizzo di genio di inventare un mocio autostrizzante. Sono tante le cose che non corrispondono alla realtà, e fa presente che il regista decide di incorporare all'interno di quella storia la storia di altre donne che lo hanno fortemente ispirato. Però Joy resta sempre una donna che ispira tantissimo. Non si è fermata, non si è arresa. Ha combattuto come un leone, ha bussato porta a porta per vendere quello che lei aveva inventato e per vendere quello in cui lei credeva. Lei aveva questa visione, c'è riuscita. Ricorda, lei ha dovuto chiedere prestiti a tutti
tutti per mandare in produzione il primo stock di Mocho. Ad oggi il suo patrimonio ammonta a circa 50 milioni di dollari. 50 milioni di dollari. 50 milioni di dollari. No, dai, cioè tutto sommato le è andata bene, dai. La sua famiglia le è stata sempre vicina, il marito con il quale ha divorziato, testimonial Malux, in realtà le è stato vicino per tantissimo tempo, ha fatto parte della sua azienda anche dopo il divorzio, perché hanno mantenuto degli ottimi rapporti ed è stato suo grande consigliere e amico. E questa è anche una bellissima testimonianza dei rapporti umani che si possono avere con un ex marito, che era pur sempre il padre dei suoi figli. Lei proprio sull'ex marito spende parole molto molto belle. Certo, poi hanno pure litigato a morte, insomma, però questo è un altro discorso. Io non dico niente perché mi faccio i fatti miei e campo 100 anni. Però c'ha ragione lei. Per me ha sempre ragione lei, perché un po' come spavento, cioè, però va bene. Joy di nome e di fatto, la fortuna l'ha baciata. La fortuna in realtà l'aveva messa pure alla prova. Però Joy è la dimostrazione a tutti quanti noi che è una persona comune, può diventare una persona straordinaria. È una self-made woman, è una donna che si è fatta da sola. E non so te, ma io trovo così tanto ispiratrice la sua storia da mettere in discussione le cose che mi bloccano un po'. Penso che li abbiamo tutti. Spero che questo mio video ti sia piaciuto, mi piacerebbe leggere i tuoi commenti e soprattutto scrivi tra i commenti quali sono i personaggi dei quali ti piacerebbe aver raccontata la storia. Lascia un pollice in su e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Questo non è quello suo, perché non l'ho comprato, cioè dici tu, per fare questo video lo potevi comprare. C'hai ragione, la prossima volta.